Onorevole Francesi. Onorevole Caputo, prego un minuto. Grazie Presidente. Il talidomide è probabilmente associato al più grave disastro collettivo mai causato da un farmaco. È necessario il completo riconoscimento delle richieste delle vittime del talidomide sopravvissute in Europa e garantire loro autonomia, accesso alle cure mediche e un'adeguata qualità di vita. È paradossale che dopo più di 50 anni i sopravvissuti siano ancora alla ricerca di giustizia e di una soluzione di compensazione che permetta loro di sostenere le costose cure necessarie alla loro condizione fisica. Ritengo che occorra un protocollo quadro a livello europeo nel cui ambito tutti i cittadini europei vittime di talidomide ricevano una compensazione comparabile, a prescindere dallo Stato membro di origine. Questa soluzione deve essere letta come un'opportunità offerta anche al governo tedesco perché rimedi ad un errore storico. L'obiettivo finale è ottenere un riconoscimento ufficiale della responsabilità, anche morale, di quanto è accaduto e la creazione di un fondo per assistere i sopravvissuti del talidomide. Queste persone e le loro famiglie non possono essere più lasciate sole ed è davvero insopportabile continuare a registrare discriminazioni tra affetti di talidomide in diversi paesi. Grazie. Onorevole Caputo, onorevole Mikolajczyk, prego per il catch the eye un minuto. Grazie Presidente, dame a pane. Signore e signori, parliamo questa sera al Parlamento europeo di una questione grave.